Una donna di 53 anni, Rossella Cominotti, viene trovata con la gola tagliata in una stanza d'albergo la mattina dell'8 dicembre a Mattarana, in provincia di La Spezia. Poche ore dopo, un uomo di 57 anni, Alfredo Zenucchi, viene fermato dai carabinieri a Pontremoli. Dice di essere stato lui a uccidere quella donna e sua moglie. Eravamo stanchi di vivere, le sue parole. È l'inizio di un mistero che gli inquirenti stanno tentando di risolvere. L'uomo ha reso dettagli e orari, l'arma del delitto e il presunto movente, un omicidio-suicidio concordato. Ai carabinieri che lo hanno fermato ha detto infatti che aveva intenzione di schiantarsi con la sua auto. Allora sono state ricostruite le tappe percorse dalla coppia prima del tragico epilogo. Il 28 novembre i due avevano chiuso l'edicola che gestivano insieme in provincia di Cremona, lasciando un cartello chiuso per motivi familiari, e sarebbero partiti per la Liguria per mettere in atto il loro patto di morte. Ci avrebbero già provato prima senza riuscirci, fermandosi in un hotel a Pontremoli e a Lerici. Infine, in una locanda a Mattarana, la sera del 6 dicembre, Zenucchi avrebbe tagliato la gola alla compagna con un rasoio, vegliando il suo corpo per 36 ore. Poi avrebbe provato lui stesso a tagliarsi le vene senza riuscirci e quindi avrebbe deciso di cercare un luogo dove schiantarsi con l'auto prima di essere fermato dalle forze dell'ordine. Tanti risvolti inquietanti da chiarire, a cominciare da una lettera trovata nella stanza della locanda che sarebbe stata scritta da Rossella in una calligrafia elegante che annuncerebbe l'omicidio-suicidio e in cui si legge: il nostro amore durerà in eterno, e si chiude anche con indicazioni precise: non vogliamo nessun funerale, vogliamo essere cremati. Rossella aveva conosciuto Alfredo nel 2021 in un bar. Lui lavorava come facchino e lei aveva fatto la parrucchiera per tanti anni. Combatteva contro un disturbo alimentare. La zia l'ha sentita l'ultima volta il giorno del suo compleanno. Ho fatto gli auguri a Rossella e non mi ha detto che sarebbe partita per una vacanza. Oggi l'uomo che ha confessato l'omicidio è stato interrogato dal magistrato nel carcere di Massa Carrara per chiarire i tanti misteri che avvolgono la morte di Rossella. L'ha uccisa e adesso lui può parlare, ripeto, e lei no.